Allora, amici, prima della serie di catture di identici vi voglio mostrare queste immagini perché vi voglio spiegare che cos'è la sicurezza per la TRX. In questo caso il mio amico sta a 22 metri di profondità, io sto in superficie e si vede benissimo il fucile e anche le pinne. Perché questa cosa è importantissima perché così io so esattamente dove sta il mio amico e ci posso stare sopra. Se vedete, quando lui sale, flashano moltissimo. Questo flash serve sia anche per attirare i pesci, ma anche per la sicurezza. Allora, adesso iniziamo con una serie di identici. E però prima vi voglio ricordare che l'iscrizione al canale è gratuita. Iscrivetevi al canale YouTube, che così potrete vedere anche altri video del genere. Allora, intanto vi voglio spiegare una cosa. Trovare un posto dove si trovano i dentici non è difficile. In generale, i dentici stanno in una zona dove ci sta molta mangianza. Molta mangianza intendo che ci sono molti pesci e soprattutto la maggior parte delle volte sono occhiate. E comunque, quando siete sul fondo, i guarracini, che sarebbero questi pesci neri, sono fondamentali perché vi avvertono se stanno arrivando predatori. Predatori in generale, che può essere un dentice o una ricciola o un qualsiasi altro predatore. Loro si abbassano, si allargano e poi praticamente voi sapete esattamente in che direzione stanno arrivando, anche perché molte volte, come in questo caso, io mi trovo nelle alghe, non ho un grosso nascondiglio e quindi mi abbasso sempre di più, anche perché loro quando si avvicinano, vi vedono ovviamente, perché anche per questo un grosso mimetismo non è neanche sempre buono, perché io mi devo far vedere dai pesci, perché se no i pesci perché dovrebbero venire da me? E quindi praticamente io in questo caso, man mano che loro si avvicinano, in generale indietreggio, perché loro devono capire che davanti a loro ci sta una preda, devono pensare che io abbia paura di loro e quindi loro riescono ad avvicinarsi, li riesco a far avvicinare un poco di più. E niente, queste catture, alcune sono molto belle in acqua molto limpida e quasi tutte queste catture sono in pochissima acqua, intendo entro i 10 metri di acqua, 8-10 metri di acqua. E ho usato sempre un TRX 100, che è un fucile abbastanza corto perché un 100 centimetri non è un fucile particolarmente lungo. E quasi tutte le catture sono pesci colpiti praticamente sempre al centro e dà una soddisfazione enorme, anche perché questo fucile non flettendo praticamente riesce a fare dei tiri molto molto precisi. E poi niente, voglio dire che insomma andare a mare con gli amici è importante, perché è importante condividere le varie catture. E in questo caso vi faccio vedere questa cattura con un po' di sfottò con l'amico che sta sopra in barca ad aspettarmi, perché prendo un dentice, così come vedete, molto grande, molto intendo un pesce che va dai 5 kg e oltre, e poi praticamente lo porto sopra e senza fargli capire niente all'amico. E insieme praticamente facciamo un sacco di pescate, andavamo spesso assieme, adesso un po' meno, però ritorneremo a mare sicuramente assieme. E ragazzi, godetevi il proseguo e iscrivetevi sempre al canale. Ciao! Hai detto che hai fatto la riccioletta. Ah, che l'hai vista? Guarda! Ma combini! Ma guarda! Un pesce! Ma che è questo pesce? Ma che è? L'affondamento veniva! Gli ho detto, guarda, lascia la ricciola! Ma sono fosse di merda! Guarda che pesciute! Cosa sto fottendo, beh!